Ciao a tutti amici acquariofili e benvenuti in questo nuovo video di Philos Aquarium. Quest'oggi parleremo di un argomento abbastanza complesso che ho cercato di riassumere in pochi minuti e quindi parleremo di anatomia interna ed esterna dei nostri pesci rossi. Ovviamente parleremo sia di pesci eomorfi che omeomorfi, quindi sia pesci rossi classici, quindi Carassius auratus auratus, e Oranda, quindi quelli che troviamo un po' in giro nei negozi. Qui in queste riprese state vedendo i miei piccoli Oranda che ormai sono cresciuti veramente tanto. Tra l'altro sono cresciuti abbastanza veloce perché sono nati quest'estate e sono già quasi, no, sì, 2,5 cm più o meno. Stanno veramente crescendo bene, belli e in forma. Quindi oggi parleremo di anatomia interna e anatomia esterna. Vediamo un po' le differenze, dal nome si capisce subito. L'anatomia interna è tutto quello che si è studiato, quindi di organi, apparati all'interno del pesce, mentre invece l'anatomia esterna sono le parti esterne, quindi quelle che vediamo noi tutti i giorni dei nostri pesci, quindi pinne, branchie, eccetera. Ma oggi andremo a parlarne nello specifico. Partiamo subito senza perdere tempo e andiamo ad analizzare l'anatomia esterna, quindi quello che vediamo al di fuori dei nostri pesci. Analizzeremo una foto di Osaka, che è la mia Oranda riproduttrice che mi ha dato un sacco di piccoli quest'anno, e niente, andiamo ad analizzare tutte le singole parti. Ecco qui questa foto di Osaka che uso un sacco di volte, come potete vedere per chi mi conosce. Non sembra, ma partendo dalle pinne c'è un sacco di nomenclatura da segnarsi, che pensate che questa è solo la nomenclatura di base, quindi non sottovalutiamo che è un pesce e quindi le cose sono meno complicate. Funziona come per noi umani e altri grandi animali. Partiamo da una pinna un po' particolare, dico particolare perché non tutti i pesci rossi ce l'hanno, che è la pinna dorsale. Questa caratteristica è andata persa in alcune varietà come il famosissimo Oranda Aranciu, che tra l'altro trovo bellissimo, che è veramente particolare, ma a differenza di altri pesci rossi non ha la pinna dorsale. Poi abbiamo le pinne laterali, che ovviamente queste hanno tutti i pesci, le pinne pelviche, le pinne anali e le pinne caudali. Ora andiamo ad analizzare le caratteristiche più che ovvie dell'anatomia esterna, che sono occhi, la bocca, le narici, le branchie e basta, non c'è nient'altro. La superficie della pelle, quindi tutta la pelle, è costituita di scaglie e non squame, perché ogni tanto mi viene detto squame invece che scaglie. Ricordate che le squame invece è la nomenclatura della pelle dei rettili, quindi lucertole, tartarughe. E per l'anatomia esterna abbiamo finito, non voglio dilungarmi troppo, passiamo subito all'anatomia interna. Per l'anatomia interna mi affiderò al mio vecchio disegno che avevo fatto di un pesce rosso sezionato, diciamo, molto cartonato, quindi niente di dettagliato. Ecco qua la mia opera d'arte, quindi è molto figurativa, niente di speciale. Abbiamo tutta l'anatomia interna, quindi tutto quello che c'è all'interno dei nostri pesci che noi non possiamo vedere. L'anatomia interna è decisamente molto meno complessa rispetto a quella degli altri animali perché ci sono un sacco di organi che non ci sono negli altri animali. Partiamo dall'organo più importante, che è quello che serve al pesce per nutrirsi, vivere tutte le altre attività naturali, che è il cervello. Il cervello, come per noi, si trova nella testa. Nella nomenclatura specifica dei pesci rossi, la testa, soprattutto nei testa di leone, è detto Wen, con la W. E dico proprio nel testa di leone per la loro conformazione unica nel suo genere, che è questa testa rigonfiata, che è un'escrescenza dovuta alle lunghe selezioni che sono state fatte sin dall'inizio. Un cervello abbastanza semplice, e una domanda che mi fanno in molti è la memoria di un pesce rosso. Allora, viene detto anche come modo di dire la memoria di un pesce rosso per dire con la memoria corta. È giusto? Sì, è giusto, ma è sbagliato dire che il pesce rosso dimentica tutto ogni giorno. Studi scientifici hanno stabilito e confermato che il pesce rosso rinnova la sua memoria ogni 6 mesi. Non voglio spiegarvi anche tutta sta cosa, andiamo avanti. Partiamo invece dalle ossa. Le ossa sono molto simili alle nostre, quindi abbiamo una spina dorsale formata da vertebre, un costato e basta. Niente di che, abbiamo il cranio e tutte queste parti qua. Per dire qualche curiosità in più, una cosa essenziale da dire che non hanno i pesci rossi ma che abbiamo noi, ai pesci rossi mancano due parti importantissime, che sono
lo stomaco. I pesci rossi, come credo tutti i pesci, non hanno lo stomaco. Ed è per questo che bisogna dare da mangiare poco per volta, perché fanno veramente fatica a digerire gli alimenti. E poi gli mancano le palpebre, quindi loro non possono battere gli occhi come facciamo noi mammiferi. Ora che sappiamo, come potete vedere, non vi è disegnato lo stomaco, perché manca. E invece un organo che non abbiamo noi, ma che hanno loro, che è vitale per tutti i pesci, è la vescica natatoria. Questo organo si trova nella parte alta del ventre ed ha una funzione importantissima, che è quella che comincia il nome di nuotare. È una specie di palloncino che si gonfia e si sgonfia in base a dove vuole andare il pesce. Se il pesce vuole andare in superficie, questa vescica si gonfia, e viceversa se vuole andare sul fondo e si sgonfia. È importantissimo perché senza questa cosa qui i pesci non potrebbero nuotare, quindi stavano o a galla o sul fondo. Quindi segnatevi questa cosa che è importantissima. Sempre in quasi tutti i miei video dei pesci rossi specifico che è importante bagnare al mangime prima di dare i pesci. Questo perché la vescica natatoria, se il pesce imbeve aria, causa un'infezione che porta alla morte. Quindi per le scaglie, che sono veramente ricche d'aria, se siamo costretti a dargliele, teniamole a bagno per 5-10 minuti e poi gliele diamo ai pesci. Così siamo più che sicuri che il nostro pesce non abbia problemi in futuro legati alla vescica natatoria. È importante segnare che i problemi legati alla vescica natatoria sono molto più comuni negli oranda piuttosto che negli altri pesci rossi comuni. Questo perché durante queste lunghissime selezioni hanno sviluppato una forma molto diversa rispetto al pesce rosso classico, quindi molto più cicciotto, molto più spesso, e questo ha causato una leggera deformazione della vescica natatoria, quindi sono molto molto più delicati. A differenza del pesce rosso comune, che ha una forma slanciata adatta al nuoto, con una vescica natatoria giusta, quindi formata come si deve, è molto più difficile. Però stiamo sempre attenti, perché è veramente importante la salute dei nostri pesci. Prima di terminare specifichiamo che questo problema dovuto alla vescica natatoria è la causa di morte maggiore dei pesci dopo l'inquinamento dell'acqua. Quindi mi raccomando, fate attenzione e niente. Questo video per me era molto importante perché ci sono un sacco di cose da dire, ho voluto specificarlo in pochi minuti. Spero di aver risolto qualche vostro dubbio oppure avervi detto qualche curiosità. Per il resto iscrivetevi al canale, tra l'altro se arriveremo a 500 iscritti mi piacerebbe fare una live, quindi raccontare un po' qualcosa, adesso vedere bene l'argomento, se avete qualche idea ditemi pure. E ci vediamo al prossimo episodio di Filos Aquarium.